continuare così anche per le prossime iniziative dei prossimi giorni. Abbiamo voluto fare un'inaugurazione, diciamo, non tradizionale, grazie alla collaborazione dei due maestri Andrea Andreani, che suonerà oboe e corno inglese, e Valeria Picardi al pianoforte. Hanno scelto l'autore Leone Sinigaglia, ma do la parola a Valeria, che è più adatta a parlare di queste cose rispetto a me, che parlo di questo. Sono loro pazze. Scusate, i cellulari silenziati. Grazie. Io vi porto via 20 secondi soltanto, perché quello che avevamo piacere si sapesse sull'autore in realtà l'abbiamo scritto nelle note di Sara. Facendo questo piccolo lavoro di ricerca per questa iniziativa a cui siamo molto felici di partecipare, e ringraziamo l'AMPI, ringrazio Tamara come carissima amica e la comunità ebraica che è con, abbiamo scelto Leone Sinigaglia principalmente per due motivi. Per un motivo innanzitutto di repertorio, perché c'erano dei brani originali per questa formazione e quindi chiaramente questo aveva la precedenza, e poi perché ci ha dato la possibilità di raccontare un minimo la storia di questa persona, perché lui è morto a 76 anni. E quindi è una vita di cui qualcosa siamo venuti a sapere, cioè un minimo di testimonianza della sua vita è rimasta, e ci ha portato a fare una riflessione che altri compositori che avevamo trovato, individuato, valutato, anche con il repertorio originale, essendo molti giovani, poverini, non se ne sa niente neanche della storia, cioè la deportazione tra le tantissime colpe e tragedie che ha portato, anche portato via le storie di tante persone che sono morte, famiglie intere. E di quest'uomo si sa quasi tutto, perché ha vissuto fino a 76 anni nella città dove è nato, poi ha viaggiato per l'Europa. Tra l'altro è una bellissima biografia quella di Leone Sinigaglia, ha conosciuto, insomma, persone incredibili della sua epoca, non ve la riracconto perché è scritta lì. È una riflessione che ci ha colpito, perché degli altri abbiamo i nomi e gli spartiti, e non c'è rimasto praticamente niente, praticamente nient'altro. Per carità, noi abbiamo la loro musica già moltissimo, ma per fortuna che ci abbiamo quella, perché se no non avremmo nemmeno quello. Grazie infinite, e poi concludiamo il concerto con due brani del folklore ebraico, due brani di musica popolare ebraica. Grazie. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
grazie ai maestri che ci hanno regalato veramente questo momento importantissimo. Vi aspettiamo numerosi anche per le iniziative dei prossimi giorni. Ci farebbe piacere se lasciate la vostra firma all'uscita. Il registro grazie. Degli ospiti. Grazie. Non fa qualcosa per tutte che sarò. Sì.